CR7 fa 100 gol, il Real tace, CR7 sfonda quota 100 gol con la maglia del Portogallo e per il campione della Juve i complimenti si sprecano. Dopo il match sono infatti arrivati i complimenti dei bianconeri, dello Sporting Lisbona e anche del Manchester United. Curiosamente, manca all'appello, almeno finora, solo il Real Madrid. Zaniolo, operazione rinviata per Nicolo Zaniolo. Il calciatore giallorosso si sarebbe dovuto operare domani a Villa Stuart per la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, ma di comune accordo con la famiglia e la Roma, ha deciso di prendersi alcuni giorni di tempo per riflettere e poter prendere la decisione migliore sul da farsi. Monza, idea Daniel Maldini. Il Monza avrebbe messo nel mirino Daniel Maldini, fantasista del Milan classe 2001 in gol nell'amichevole di pochi giorni fa a San Siro e, secondo tutto Monza.it, starebbe monitorando con attenzione la situazione. Nella giornata di oggi il suo agente Beppe Riso è stato nella sede del club rossonero e potrebbe aver parlato anche del futuro del figlio d'arte. Il club brianzolo nei prossimi giorni potrebbe affondare per portarlo alla corte di Brocchi. Milan, domani le visite di Tonali. Sandro Tonali è quasi un giocatore del Milan. Il centrocampista azzurro, indisponibile e dunque tagliato dalle convocazioni di Mancini per le partite dell'Italia contro Bosnia e Olanda, mercoledì mattina, effettuerà le visite mediche con il club rossonero ed è pronto ad iniziare la sua avventura col diavolo. Indosserà la maglia numero 8 che fu del suo idolo Rino Gattuso e secondo la Gazzetta dello Sport prima di scegliere avrebbe chiesto il permesso proprio all'ex tecnico dei rossoneri. Verona. Rescissione con Stefanek. L'Hellas Verona comunica la rescissione consensuale del contratto che legava Imon Stefanek al club gialloblu, che augura le migliori soddisfazioni professionali al 22enne calciatore slovacco per il prosieguo della sua carriera sportiva. È quanto si legge in una nota del club veneto. Dalla Francia. Roma, idea Giroud. Dopo aver sfiorato la Lazio a gennaio, nel futuro di Olivier Giroud potrebbe esserci comunque la Serie A. L'attaccante francese, come riportato dal sito francese Le 10 Sport, sarebbe infatti un profilo che interessa alla Roma. Tutto dipenderà ovviamente dalla permanenza o meno di Edin Dzeko e comunque l'eventuale trattativa con i Blues non sarà semplice, anche se dalla Francia assicurano che l'interesse dei giallorossi è concreto. Spezia, preso Zoet dal PSV Eindhoven. Il comunicato dello Spezia. Eroen Zoet il nuovo portiere dello Spezia. L'estremo difensore olandese arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di Via Melara per 2 anni. 3 campionati olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi, questo il palmarès di Zoet, che con la maglia del PSV ha collezionato oltre 200 presenze, prima di chiudere l'ultimo scorcio di stagione con l'Utrecht. Grande esperienza anche in campo internazionale, come dimostrano le 48 presenze nelle competizioni europee, 27 in Champions League, 21 in Europa League, e le 11 partite disputate con la nazionale, l'esordio il 10 ottobre contro il Kazakistan, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2016. Cagliari, ufficiale l'arrivo di Zappa, ora è ufficiale. Il Cagliari Calcio comunica l'acquisto dal Pescara delle prestazioni sportive di Gabriele Zappa, si legge in una nota del club sardo. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un accordo che lo lega al club sino al 30 giugno 2025. Roma, ufficiale. Schick al Bayer Leverkusen, ora è ufficiale. AS Roma comunica che Patrick Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen, si legge in una nota del club giallorosso. L'attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all'AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto. Schick, arrivato nella capitale nell'estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e 8 gol in totale. Nell'estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga. Inter, ufficiale l'acquisto di Kolarov. Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dall'AS Roma. Questo il comunicato con cui i nerazzurri hanno annunciato l'acquisto dell'esterno serbo, che arriva dalla capitale per una cifra di circa 2 milioni di euro bonus, compresi. Per lui contratto di 1 anno con opzione per il secondo. Barcellona, Pjanic negativo e presto in gruppo. Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha annunciato di essere risultato negativo a 17 giorni dalla sua positività al coronavirus.
previsto il rientro in squadra nei prossimi giorni. Oggi ho avuto la conferma di essere risultato negativo al primo test, ha spiegato l'ex giocatore della Juventus al portale bosniaco SportSport. Oggi mi sottoporrò al secondo tampone e domani conoscerò i risultati. Se tutto andrà bene, Pjanic si recherà domani o giovedì in Catalogna, dove si sottoporrà a un ulteriore test per poi unirsi ai compagni di squadra in vista dell'inizio della stagione. Riapertura Juve Stadium era sicura. Il progetto della Juventus di accogliere fino a 8.000 spettatori nell'Allianz Stadium era molto ben dettagliato e, proprio perché dava garanzie di sicurezza, aveva ottenuto l'assenso dagli uffici della regione. Ma con il nuovo DPCM, almeno fino al 7 ottobre, non potrà essere realizzato. La novità lascia stupiti, credo che ci sia più rischio di assembramento in un supermercato che in uno stadio da 40.000 posti dove possono accedere, distanziati e con ingressi e uscite a scaglioni, 8.000 spettatori. Così il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, in un'intervista a Radio Kiss Kiss. E non si può dire che abbia accolto il progetto con favore per cercare consensi, ha aggiunto Cirio, perché a marzo, a pochi giorni dalla partita con 40.000 biglietti venduti, avevo bloccato Juventus-Milan di Coppa Italia che per il governo si poteva giocare. Eca, Agnelli. Per club perdite da 4 miliardi di euro. A causa della crisi causata dalla pandemia di coronavirus, ai club di calcio europei è stato detto che la UEFA sta rimborsando 575 milioni di euro alle televisioni a causa dell'interruzione della Champions League e dell'Europa League. I ricavi dai diritti TV e dalle sponsorizzazioni per le sue competizioni per club avrebbero dovuto essere di 3,25 miliardi di euro, 3,8 miliardi di dollari, all'anno. Durante la stagione 2020-21. Sono tutti soldi che non verranno distribuiti, ha dichiarato il presidente della European Club Association Andrea Agnelli in un discorso ai circa 250 club membri. Durante l'assemblea. In totale l'ECA prevede un calo delle entrate di 4 miliardi di euro nei prossimi due anni a causa della pandemia.